Ben ritrovati a Telebelluno Agenda, vediamo qualche proposta per sabato 14 dicembre. Brasile, Nuova Zelanda, Monte Carlo e Svizzera sono alcuni dei paesi che saranno rappresentati sabato 14 dicembre in occasione della 20ª edizione del premio internazionale bellunesi che hanno onorato la provincia in Italia e nel mondo. Il premio, organizzato dalla provincia di Belluno, Associazione Bellunesi nel Mondo e Rotary Club di Belluno, Feltre, Cadore e Cortina, si terrà a partire dalle 9.45 alla struttura polifunzionale della frazione di San Martino a Chiesa del Pago. Tutta la popolazione è invitata a prendervi parte. Andiamo avanti con un altro evento e parliamo adesso della Sagra di Santa Lucia. Trippa, pastine e formai a Longana non manca mai. Questo il motto proposto per l'evento dal Comitato Ricreativo Sagra di Santa Lucia di Longano, che da tempo si adopera appunto per la manifestazione. In particolare vi segnalo che sabato 14 dicembre ci sarà l'apertura della frasca alle 11.30, alle 12 il pranzo degli anziani della comunità, alle 14.30 degustazione di birra e formaggi locali, poi gara di briscola, in serata ancora dalle 19 l'apertura della frasca e dalle 21 musica con intrattenimento dal vivo, musica latinoamericana. Tutti i giorni si possono degustare pietanze tipiche della tradizione bellunese come il piatto rustico, il pastin, il schizzo, stinchi e molto altro ancora. La manifestazione continua fino a domenica 15 dicembre con tante proposte, dando spazio anche alla cultura con la mostra dal titolo È la via Claudia Augusta da Altino, esposizione e visite guidate a cura del maestro Gianni De Vecchi. Andiamo avanti con le attività, passiamo adesso ad un'altra proposta. È prevista a partire dalle ore 15 la seconda iniziativa, la seconda giornata dei ritiri pomeridiani per l'Avvento promossi al santuario della Neve Galle. Il tema in questo caso sarà il Vangelo porta luce alla vita. I ritiri pomeridiani insistono sul tema del camminiamo insieme sulla via del Vangelo alla ricerca delle radici spirituali, che si richiama agli orientamenti pastorali 2019-2020 della diocesi. Vi segnalo inoltre che sabato 14 dicembre alle 17, come da tradizione, la stella cometa posizionata sotto il ponte della Vittoria verrà accesa. L'iniziativa è ormai da diversi anni organizzata dal Comitato Borgo Piave e Oltre Piave con il supporto del gruppo Alpini Squadra Subacquea di Belluno e del Club Subacqueo Belluno e patrocinata dal Comune di Belluno. Al momento dell'accensione sarà gettato nel fiume un mazzo di fiori come omaggio alla Piave, simbolo dell'unione dei territori colpiti nel 2018 dalla tempesta Vaia. Questa era l'ultima segnalazione per il nostro appuntamento di TBD Agenda. Arrivederci, a domani.